Ecco, adesso vi faccio vedere le sepolture. Tengono bene. C'è qualche altro che stanno mettendo a posto. Ecco qua, sono sepolti tedeschi, ufficiali, sottufficiali delle SS, ma non solo. E vedi? C'è una piccola lapide, data di nascita, data di morte. Porca miseria, sei grande. Tenuto molto bene, non si può passare in mezzo. Ce ne sono anche qua, non lo sapevo, sono sepolti sia giù in basso sia qua. Vediamo chi sono qua. Ufficiali e sottufficiali delle SS, ma non solo, anche alcuni soldati italiani. Mi è vietato l'accesso. Ecco. Adesso non vi faccio vedere ogni fila, se no dovrei star qua, tra sopra e sotto. Dovrei star qua. Comunque. Ne faccio vedere solo un po'. Qua, in questo cimitero, sono sepolti 22.028 caduti tedeschi e non solo della Seconda Guerra Mondiale. Sono sepolti qui 43 ufficiali delle SS e circa 500 sottufficiali, responsabili di gravi crimini contro l'umanità, e tra essi il più crudele è Christian
Wirth. Praticamente Christian Wirth è l'ideatore dell'Action T4 e anche l'ideatore delle camere a gas per lo sterminio degli ebrei omosessuali, zingari, rom e prigionieri di guerra. È stato costruito tra 1956 e terminato nel 1967. Gestito dall'associazione umanitaria tedesca Volksbund Deutsch Kriegsgräber Fürsorge e dal governo federale che si occupa del suo mantenimento. Ecco, adesso vi faccio un elenco dei criminali nazisti qui sepolti. Tanto me ne faccio vedere un po'. Ecco, il più famoso è Christian Wirth, come ho detto, Action T4, ideatore delle camere a gas e dell'Action T4 che si occupava dello sterminio degli handicappati, delle persone anche malate. Mentalmente. Dopo Franz Reichenlettner, campo di concentramento di Sobibor, era il capitano. Dopo Gottfried Schwarz, capo di concentramento di Dachau, capitano del campo di concentramento di Dachau. Max Gringers, campo di concentramento, capitano del campo di concentramento di Belzec. Poi Alfred Loeffler, capitano del campo di concentramento di Majdanek. Alfred Wunier, responsabile della strage di Sant'Anna di Stazzema. Ecco, qua sepolto c'è Rudolf Reinhardt, ecco, e il maggiore Bodo Fass, ecco. Poi c'è sepolto anche Sepp Lau Bickler, responsabile dell'eccidio di Bassano. L'elenco non finisce qui, altri hanno avuto ruoli minori, ma non di poca importanza, nel crimine nazista. Eccolo, eccolo qua, che l'ho trovato. Non riesco a trovare, però... Christian Wirth, non riesco a trovarlo. Sì. Andiamo a vedere cosa c'è laggiù in fondo. Legionario Sheri Aliyev. Incredibile. Siamo in Italia, siamo a Costermano sul Garda, eppure c'è un cimitero con, un cimitero con sepolto criminali tedeschi. 43 ufficiali SS e circa 500 e oltre di sottufficiali, sempre appartenenti alle SA e alle SS.
di solito quelli più importanti, tipo quello che vi ho fatto vedere prima, c'è la... Vediamo lì dove c'è il mulino. Magari c'è sepolto qualcuno importante. E magari qualche parente c'è, tipo questo. Vedete che c'è... Qualcuno viene a deporre. Sì. Sarà qualche parente, qualche discendente. Sia sotto, là, sono sepolti, e poi c'è il piano anche qua, un piano basso e un piano qua in alto. Ecco, vediamo cosa c'è qua. Ah, interessante.